quando possano si levino in volo, ma non spetta al primo improvvisato comandante dei pompieri decidere dove deve andare il Canadair e dove deve andare l'elicottero. Allora, capisco il nervosismo di Sergio Chiamparino su questa faccenda, No, ma non è capisco un che... No, nervosismo, ma ha è che, ragione, non è il momento delle ripeto, c'è polemiche, è il troppa momento di gente che si lavorare. improvvisa, ecco. Presidente Chiamparino, mi dispiace, ma le sue parole mi sembrano offensive nei confronti di donne, uomini, comandanti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Mi sento di intervenire in qualità di segretario generale del CONAPO, considerato e visto il silenzio da parte dei vertici del Corpo. Due domande veloci. Mi risponda, anzi, mi dica. A chi farebbe gestire i mezzi aerei antincendio del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco? L'altra cosa, dove era lei e il suo partito quando hanno soppresso e smantellato il Corpo Forestale dello Stato e dato ai pompieri solo 352 uomini, pochi mezzi e poche infrastrutture? Non risponda a me, risponda ai cittadini, me lo dica. Presidente, arrivederci, Presidente.